Sono in corso le ricerche tra Leno e Bione per trovare un 24enne che dal pomeriggio di questo mercoledì 9 giugno risulta disperso. Il giovane pare sia uscito da casa la mattina con l'auto della madre, una Fiat 600 rossa, e potrebbe essersi allontanato per evitare di sottoporsi ad alcuni esami sanitari. Pare che da casa manchino anche una tenda da campeggio e uno zaino. L'auto è stata trovata parcheggiata in uno spiazzo lungo la intercomunale fra Bione e Casto, chiusa a chiave e con lunotto posteriore sfondato. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Sabbio Chiese, gli uomini della Protezione Civile di Bione, che hanno setacciato senza esito i sentieri della zona fino a quando si è fatto buio. In campo ci sono anche le squadre di ricerca dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino, allertate dalla prefettura, che hanno allestito il campo base a Bione. E questo giovedì le ricerche sono proseguite senza sosta. È stato invece ritrovato senza vita l'escursionista di 73 anni che sabato scorso era partito per un'escursione nella zona del Resegone e non aveva fatto ritorno a casa. Questo mercoledì, in seguito alla segnalazione del mancato rientro, sono scattate le ricerche nella zona di Brumano, al confine tra le province di Bergamo e Lecco, impegnata la 6ª delegazione aerobica del soccorso alpino con le stazioni di Valle Imania, Val Brembana e Oltre il Colle e i Vigili del Fuoco. Sul posto anche l'elicottero di Regione Lombardia. L'uomo residente ad Albano Sant'Alessandro era stato visto sabato da alcune persone nella zona della cima Quarenghi, la passata. Le squadre hanno circoscritto la zona, le creste Resegone e scendendo hanno trovato alcuni oggetti appartenenti all'uomo. Poco dopo, scendendo in un canale, hanno trovato il corpo senza vita. È stata per fortuna invece trovata la persona scomparsa questo mercoledì pomeriggio nel comune di Manerbio. I vigili del fuoco di Brescia, con l'elicottero Drago di Varese, i sommozzatori e i tecnici SAF, hanno concentrato le ricerche nei pressi del fiume Mella. Sul posto anche l'unità UCL con personale TAS e squadre da terra, con il supporto di unità cinofile e squadre fluviali. Attivati anche i droni. Il disperso è stato ritrovato in stato confusionale attorno alle 18:45 ed è stato affidato alle cure del 118. Sul posto anche i carabinieri di Verola Nuova.